Anche oggi cielo grigio, nuvoloni. Stanotte poi ha piovuto un po', anzi sta piovendo anche adesso. Sì, pioviggina. Eccoci col solito calendario di casa. Vediamo dov'è il 9. Dov'è? Eccolo! Proprio in bassissimo oggi. E abbiamo la rennina, il cioccolatino. Non ho ancora trovato Jerry stamattina. Ho preso il lievito dal frigo perché oggi, come ogni settimana, lo devo rinfrescare e deve stare prima un'ora a temperatura ambiente. Vedete, questa è la consistenza dopo una settimana in frigo ed è cresciuto ancora. Eccolo qua. Questo è il mio lievito madre, Tino. Si chiama Tino, da lievitino. Non fa molto ridere questa cosa, lo so, ma per me era la cosa più esilarante. Quindi adesso rimane un'ora a temperatura ambiente, nel mentre io vado a vestirmi, lavarmi, prepararmi e poi lo rinfresco. Eccoci per il buongiorno ufficiale, buon venerdì. Non ho ancora trovato Jerry, immagino che mi comparirà davanti dove meno me lo aspetto, perché questi elfi sono sempre un po' birichini. Allora, oggi qui a casa abbiamo una giornata abbastanza impegnativa perché stasera abbiamo un evento, quindi sarà una giornata di preparativi, di ansia e un miscuglio di emozioni messe insieme. Poi ve ne parlo meglio più tardi e oggi pomeriggio ho anche un'ora di ripetizioni, quindi sarà una giornata proprio bella carica questa. Sono pronta per rinfrescare il lievito e poi oggi invece con l'esubero, quindi con la parte che non rinfresco, pensavo di farci i pancake. Non vi faccio rivedere di nuovo il rinfresco, tanto il procedimento lo trovate nel Vlogmas di venerdì scorso, quindi nel secondo Vlogmas, perché ho fatto esattamente la stessa cosa che andrò a fare adesso, con l'unica differenza che adesso la parte che non rinfresco la tengo da parte, mentre l'altra volta l'ho buttata direttamente perché non mi serviva per nessuna ricetta in particolare. Il lievito è pronto, adesso lo lascio 4 ore a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo a riposare per un'altra settimana. Procediamo con l'impasto dei pancake. Questo è l'esubero che mi è rimasto, adesso vedo quant'è, ma anche se non è proprio la quantità giusta della ricetta, diciamo che me lo faccio sempre bastare. Ok, sono 82 grammi di esubero. Normalmente nella ricetta sono 150 grammi di esubero, ma vi ripeto, va bene lo stesso. Quindi adesso vado ad aggiungerci 240 grammi di latte, così nel frattempo si scioglie. Poi vado ad aggiungere 2 uova. Ora vado ad aggiungere 180 g di farina setacciata. Una volta incorporato tutto per bene, vado ad aggiungere 30 g di zucchero, poi un cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sale fino. E per finire aggiungo 35 g di burro fuso. E l'impasto è pronto. Adesso lo copro con un canovaccio pulito e lo lascio riposare una mezz'oretta e poi possiamo procedere alla cottura dei pancake. Intanto direi di procedere con l'apertura dei calendari e iniziamo. Oggi iniziamo dal Kinder. Quindi oggi è 9, eccolo qua. Vediamo cosa c'è. Un ovetto, questa volta verde, con la carta verde. Eccolo qui e lo metto nel secchiello. Poi andiamo avanti con il calendario di Friends e anche qui cerchiamo il no, eccolo il 9. Piccolino il 9 oggi. Cosa ci sarà? No, ragazzi, il timbro Central Perk adoro! Questo sarà ovunque, lo metterò ovunque, sarà tutto timbrato Central Perk, adoro! A me già i timbri piacciono tantissimo in sé per sé, ma poi con il logo! Bellissimo, bello, bello, bello! Sono proprio felice! E anche questo lo mettiamo nel secchiello! Bene, bene, bene! Molto felice, molto contenta di questo acquisto. E basta. Allora, questo qua dei cioccolatini non lo apro per il semplice fatto che ho appena lavato i denti, quindi non posso aprirlo e mangiarlo subito, ma lo aprirò dopo pranzo o comunque nel pomeriggio.
Bello, sono sempre più soddisfatta di questa apertura dei calendari. Finito di pranzare e adesso vado ad aprire questo calendario per mangiare il cioccolatino. Vediamo, il 9 è quassù. Questo sarà lo stivale di Babbo Natale. O forse un trenino. Una macchinina, nello stivale né il trenino, una macchina. Adesso mangio il cioccolatino, volo a dare ripetizioni e poi quando torno prepariamo finalmente i pancake, così ci facciamo merenda. Per cuocere i pancake ho utilizzato una padellina antiaderente e ne ho versato un mestolino proprio al centro. Una volta formate le bollicine in superficie, l'ho girato, l'ho lasciato cuocere un altro pochino e una volta cotto ho aggiunto mirtilli e l'immancabile sciroppo d'acero. Io lo adoro. Eccolo Jerry, stamattina non lo vedevo perché si è nascosto sotto l'albero. Adesso invece devo prepararmi perché vi dicevo che stasera abbiamo un evento e abbiamo la presentazione del nuovo libro di papà. Perché sì, mio padre scrive, ha sempre scritto da quando ne ho memoria e scrive maggiormente poesie, ha scritto diversi libri di poesie. Questo però che presenta stasera è una raccolta di pensieri e suggestioni sul Natale. Quindi presenta il suo libro stasera, siamo tutti in fremito, ci stiamo tutti preparando. Vado anche io e ci vediamo dopo. Tornati a casa, è stata una serata molto bella, molto emozionante e adesso sono già pronta con la mia tisanina. Mi metto nel letto, mi metto un bel film, continuo a vedere i film natalizi, quindi vi do la buonanotte e ci vediamo lunedì. Buon fine settimana!